Presente. Donati. Presente. Moretti. Presente. Due assenti. Allora, la lettura approvazione verbale della seduta precedente, dal 5 al 23, per osservazioni, prego Moretti. Sì, volevo delle delucidazioni per altro, se è possibile. La delibera 22 del discorso sulla delibera 22, dove praticamente c'è scritto, quando parlo io, afferma di non avere remore nei confronti delle centrali a biogas. Praticamente qua c'è la risposta quando viene, perché fa appunto questa domanda, quindi qua è un pezzo, perché quello che ha fatto la domanda è l'assessore Cotonieri, qua non se ne fa nessuna menzione, se gentilmente poi sta anche la sospensione della seduta, se ti ricordi, mi sembrava, non so, era anche palese, insomma, per il mondo. Non so se ce l'hai visto, ma non riesci a vederla. La delibera 22, quella del patto dei sindaci. Sospesa solo per calmare, non è che sia stato
sospeso per un motivo. Sì, ho capito, però è stato sospeso il consigliere. Allora inseriamo che è stato sospeso perché il consigliere aveva un problema. No, però poi inizio, come ho detto prima, sono molto più concisi, più dettagliati, per cui da questo punto apprezzo anche la domanda. Ma abbiamo accolto un attimino anche le vostre richieste, perché non è che si fa, si sta qua solo per assistere e guardare quello che dite, insomma. Se l'esigenza è quella di essere un attimino un pochettino più puntuali nei limiti del possibile, cerchiamo di mettere avanti. Certe volte non ci si fa proprio il tempo neanche a scrivere, però non viene massimo. Posto? Osservazioni dette, favorevoli? Unanimità. Allora abbiamo esercizio finanziario 2011, esame a colazione consultivo. Abbiamo questa sera a disposizione anche il responsabile di settore, non so se volete. Se volete, aspettiamo il dibattito, se volete venire. Va bene, diamo una notizia rapida. Dal punto di vista del risultato contabile dell'amministrazione è stato fornito, credo, in anticipo, faccio anche un anticipo, questo bilancio avrebbe dovuto essere approvato entro il 30, non ci siamo riusciti per vari motivi, per cui anche alcuni problemi familiari dei responsabili degli uffici che ci hanno portato a ritardare qualche giorno. D'altra parte abbiamo provveduto a mandarvi la documentazione all'interno dei tempi previsti, quindi spero che almeno da questo punto di vista non ci siano problemi particolari. Il risultato contabile dell'amministrazione chiude con un attivo di 125.013. Sostanzialmente questo è un avanzo in cui abbiamo circa 6.700 euro vincolati, cioè nel senso che dovremmo prendere la proposta della delibera, per fondi di opere di urbanizzazione, ARPEP, PIP, servizio idrico, finalità previste per il codice della strada, sicurezza stradale, produttività del personale, sicurezza sui luoghi di lavoro. Abbiamo 2.630 euro per fondi non vincolati, quindi che questo consiglio può decidere di spendere come vuole. E poi abbiamo un attivo di 115.620,80 da finanziare per spese in conto capitale. Quindi da questo punto di vista dovrà fare una cosa così. Se volete entriamo anche nel merito di alcune questioni. Comunque dal punto di vista per quanto riguarda il quinquennio, quindi diamo un quadro anche per chi ci sta ascoltando, partiamo da un attivo di bilancio, se volete fare sede storica, poi possiamo anche tornare anche alla stampa se vuole. Dal 2007 abbiamo un avanzo di 146.000 euro, nel 2008 erano passati 76.000 euro, nel 2009 erano passati 1.499 euro, nel 2010 c'era un attivo di 11.587 euro, nel 2011 125.000 euro. Se questo non è un dato che abbia valori assoluti, comunque testimonia comunque di un andamento finanziario di un certo tipo. Per quanto riguarda i residui, anche questo è un quadro finanziario storico che passa dal 2007 da 122.000 euro di attivo a 142 nel 2008, a 65.000 nel 2009, a meno 6.752 nel 2010 e 4.395 nel 2011. Anche la competenza poi ha un andamento simile da questo punto di vista, quindi andiamo dai 24.000 del 2007 ai meno 65 del 2008, ai meno 63 del 2009, poi ritornare leggermente in attivo nel 2010 con 18.000 euro e poi quest'anno a 120.000 euro. Per quanto riguarda le singole voci, queste, se volete ne ragioniamo anche un attimo meglio, ma trovano puntuale riscontro quello che è stato l'andamento delle varie manovre finanziarie fatte in attuazione del bilancio commissariale, quindi poi dalle relazioni che abbiamo fatto. Cioè, questo non è nient'altro che evidentemente il risultato di quello che abbiamo già approvato in questo Consiglio Comunale. Tenete conto che anche per quanto riguarda il patto di stabilità noi abbiamo chiuso con
un saldo positivo che guarda il patto di stabilità di 56.000 euro. Cosa vuol dire questo rispetto alle cose? Io ricordo che il 29 di gennaio eravamo qua assieme al ragioniere, che era responsabile dell'economato, che poi ho pubblicamente anche ringraziato, in quanto abbiamo dovuto fino all'ultimo momento verificare una serie di entrate e uscite che non erano sicure, e alla fine poi la possibilità di non rientrare per parte di stabilità siamo arrivati in realtà poi a un attivo di 56.000 euro rispetto al primo, ripeto ancora, rispetto al patto di stabilità. Quindi questo credo sia il risultato tutto sommato più consistente. Se volete io vi do anche una rapidissima lettura di una relazione descrittiva su quello che noi riteniamo sia stato questo primo atto, anzi tra l'altro credo che sia il compleanno oggi, è un anno che siamo qua, quindi a questo punto di vista adesso. Non ti ha fatto auguri, signore? Mi piace, grazie. Auguri, auguri. Non che come mi ha tolto, era solo un dato contabile. Era solo un dato contabile, un problema particolare. Vi faccio una rapida relazione descrittiva che viene poi allegata alla relazione contabile. Bilancio consuntivo relativo al 2011 chiude contabilmente con un attivo di 125.013 euro in confronto all'attivo di 11.587 euro del 2010. È stato rispettato il patto di stabilità con saldo positivo di più 56.000 euro, obiettivo significativo conseguito partendo da un bilancio dell'esercizio 2010 di meno 986.000 euro. Il risultato è stato ottenuto con un'accurata gestione del bilancio 2011 e trova riscontro nelle varie variazioni finanziarie allo stesso apportate anche da questa giunta. La macchina comunale. Sono stati fatti incontri con le realtà territoriali e le categorie economiche, in particolare i commercianti, tutte le fabbriche che magari sono state visitate, il mondo dell'agricoltura, e sono in corso l'esperimentazione di nuovi orari sia in municipio che in biblioteca. Si sta attuando una rotazione di mansioni del personale per permettere il recupero di tempi di lavoro da destinare al disbrigo delle pratiche interne. Permangono criticità legate alla diminuzione del personale, all'aumento dei campi di lavoro e alla difficoltà di procedere alla copertura di alcuni settori. Un cenno merita l'uso periodico di stagisti a supporto dei vari uffici. Il ritorno in sede dei vigi permette, pur nella persistente carenza di organico, un servizio appena sufficiente alla cittadinanza. È in corso l'aggiornamento dei regolamenti con l'approvazione di quelli per l'assegnazione degli alloggi ATA, della gestione della biblioteca e del comitato di controllo della ENACOM. Un notevole sforzo è stato portato avanti per risolvere questioni arretrate con lo sblocco della pratica del cavalcavallo ferrovia sulla statale 10, il saldo dei lavori degli scavi archeologici e il recupero definitivo di oneri arretrati. Da segnalare infine il ripristino della procedura di approvazione dei progetti sottoposti a permessi dei beni ambientali. Per quanto riguarda il settore sociale, nonostante la difficile situazione economica, la Giunta ha assicurato il mantenimento dei servizi, attenuando alcune criticità tarifarie introdotte dalla gestione commissariale. Il buon rapporto di collaborazione con l'Istituto Comprensivo ha permesso la realizzazione di iniziative significative con il concorso degli alunni e delle famiglie, vari corsi, lo sportello genitori, il cerchio magico e la manutenzione delle aule, oltre alla razionalizzazione del servizio di trasporto scolastico con significativi risparmi. Per quanto riguarda l'associazionismo, vi ricordo che particolare attenzione è stata rivolta a questo settore che l'amministrazione considera strategico per l'attuazione dei propri programmi. Oltre al sostegno dato all'iniziativa autonomamente promossa dalle stesse, è iniziato un processo di verifica e condizionamento degli spazi concessi in uso, per permettere certezza dei reciproci rapporti. È stata messa in campo anche una positiva azione diplomatica per la unificazione delle associazioni che si occupano della terza età e di alcune realtà territoriali. Per ricordare infine il corso tenuto per l'uso dei defibrillatori e l'acquisizione gratuita di un nuovo automezzo attrezzato per il trasporto dei disabili. Per favorire l'economia e il lavoro, pur nella limitatezza degli strumenti a disposizione, è stato approvato il nuovo piano casa, sono state incentivate varie iniziative dei commercianti, è stato istituito il nuovo mercato contadino del martedì e si è favorita la costruzione di impianti di energia alternativa legati all'agricoltura. Si è dato fondo a tutte le limitate risorse disponibili, coinvolgendo le ditte locali in lavori di manutenzione. Grazie inoltre al rientro dal patto di stabilità, è stato possibile avvare
assenza di interrocavi, la sostituzione dei serramenti del lavoro elementare e dell'impianto di riscaldamento del sito. Sono stati conferiti gli incarichi per il completamento del PAT e per gli esecutivi della ristrutturazione di Villa Raimondi. Da segnalare infine gli incassi per la cessione di piccole aree e reliti stradali. L'ecologia è un settore importante su cui impegnarsi ulteriormente, anche se fin d'ora è possibile ricordare l'adozione del regolamento delle ecofeste per l'uso di materiali riciclabili, l'adesione al patto dei sindaci per la riduzione delle emissioni inquinanti e l'organizzazione di un ciclo di giornate di sensibilizzazione economica in collaborazione con la provincia e l'istituzione di un servizio di segnalazione di criticità ambientale. Ci piace anche ricordare l'impegno per tenere pulito in ordine il paese per valorizzare le aree verdi. Per quanto riguarda il ruolo di Nogara, non ci nascondiamo l'ambizione di fare di Nogara un punto di riferimento per Pirula Veronese. Alcuni risultati erano già stati acquisiti anche da altre amministrazioni, come la presenza nell'esecutivo dei sindaci dell'US o il riconoscimento di paese felice da parte del Sole 24 Ore. Da parte nostra abbiamo promosso il potenziamento della festa delle Nose, l'istituzione di un secondo mercato settimanale, l'organizzazione di molti eventi di piazza gestiti da commercianti privati che hanno incrementato la frequentazione di Nogara da parte di cittadini dei paesi vicini. A livello istituzionale ricordiamo la nomina del sindaco alla presidenza del comitato di controllo dell'ESACO e l'accordo col comune di Sorgà per il coordinamento dei servizi, oltre all'impegno per favorire la riconversione dello Stendini, l'inizio dei lavori del primo tracciato dell'acquedotto previsto per l'autunno e la conclusione dell'iter di appalto da Nogara Mare che è stato il 6 di maggio. Quanto riguarda il dottor Ferraro e il dottor Filippo Centoni sono a vostra disposizione e ricordiamo che sarebbe gradito che i singoli consiglieri facessero interventi complessivi e poi rispondere alla fine. Grazie. Prego. Sinceramente mi sarei aspettato una descrizione un po' più precisa da parte del sindaco che ha una delega inerente al bilancio ed è una descrizione insomma sommatoria che riguarda gli aspetti proprio di generale e ordinare temi tipo il PAT, vediamo in sé il territorio, cosa è stato fatto, come è messo, come ci troviamo, o temi riguardanti l'urbanistica, temi riguardanti la viabilità, quindi diciamo i grandi temi che dovrebbero essere oggetto di della giunta del sede. Poi anche quando c'è stato insomma la riunione di capigruppo, cioè i numeri sono tanti anche perché il malloppo è consistente, sinceramente non l'ho letto tutto, ho letto poveri che erano le condizioni principali e i numeri principali e mi piacerebbe anche un po' discutere, no? Come l'ultima volta, però secondo me alcuni numeri importanti, quando vedo le cifre, bisogna insomma parlarne e metterne anche a disposizione della cittadinanza. Se in merito a questo tema, se vado a prendere la relazione dell'organismo dell'organo di revisione, adesso vado un po' sommariamente, ci sono anche i tecnici eventualmente per chiedere alcune delucidazioni, il totale di avanzo e disavanzo di 125.000 euro se non erro. Ecco, se io vado a vedere, a verificare il punto relativo a pagina 9, sempre di questo documento, un attimo perché ci sono anche parecchie pagine, se io vado a verificare le entrate accertate per quanto riguarda i contributi regionali e i contributi provinciali, per quanto riguarda la provincia i contributi sono stati pari a zero. L'unico contributo che ha ricevuto il comune di Nogara dalla regione ed è stato il bando che abbiamo aperto noi e questo contributo è pari, anche se non è una cifra elevata, però insomma 9.000 euro per quanto riguarda la realizzazione dei tunnel, dei centri di pubblico accesso, se non erro, giusto Costantini, mi sembra che hai curato tutto questo discorso qua, poi questo dato qua dovrebbe essere relativo a quell'iniziativa che è stata portata avanti, è stata iniziata dall'amministrazione Fargo.
Quindi sul discorso di contributi mi sembra che siano un po' pochi. Poi per quanto riguarda sempre a pagina 9, canoni anticipati per locazione dei terreni, 60.000 euro. Questi qui cosa sarebbero? Prego di fare tutte le domande per rispondere. Però non ho tanti risposte. Non può rispondermi. Perché ne ho parecchi. Ho fornito 20 giorni fa tutta la documentazione, sentendo che definizione tutti gli uffici, pregandovi di fare tutte le richieste. Sì. Quindi me le annoto quando è finito il rispondo. Vabbè, ma funziona un po'. Nessuno ti impedisce di frequentare il comune. No, sto chiedendo come chiede qualsiasi consigliere. Vabbè, vedremo dopo sarò. Base ai numeri che vedo qua, quello più importante, insomma, di altri che non potete tirare fuori. Un altro dato, secondo me, essenziale, sempre a pagina 15, è quello che poi è stato descritto anche in un altro documento, il fondo sperimentale di riequilibrio, no? Di 412.000 euro più o meno, e questo è stato praticamente il fondo che ha permesso in gran parte il rientro dal patto di stabilità, giusto? Se non sbaglio. Oltre alle altre manovre che avete fatto voi. Poi altre cose, mi sembra che non sono stati accesi nuovi mutui, già anche nel 2010, questo per forza per quanto riguarda il patto di stabilità, non potevano essere accesi. Intendete eventualmente nel 2012 procedere alla cessione di qualche punto o fermarlo? Poi un'altra cosa che a pagina 25, tempestività di pagamenti. Praticamente qui c'è scritto ente ha adottato misure ai sensi dell'articolo 9 della legge 38/2009 numero 102. Misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni con misure d'appalto. Tali misure sono state pubblicate sul sito internet. Non sono andato a verificare, volevo capire un po' cioè, che tipo di misure organizzative devono essere, perché sembra obbligatorio da parte di tutti i comuni. Quindi che tipo di misure vengono adottate? Poi c'è la proposta di delibera numero 15. Allora, qui mi sembra di aver capito che non sussistono debiti fuori bilancio, giusto? Allo Stato. Però ci sono alcune situazioni tipo, adesso vengono prese per una seconda dei settori di competenza. Allora, ecco, tipo il terzo settore, quello della Luca, dove c'è una richiesta da parte dell'architetto Gabrielli di 6.000 euro per la situazione della Luca. Mi sembra abbiate risposto di no su questa richiesta, giusto? Poi ci sono altre condizioni tipo anche sul quarto settore, l'edilizia privata. Un attimo. Vabbè, il discorso della pista ciclopedonale consistente via Maso, quella insomma, è anche da parecchi anni. Poi c'è un'altra richiesta da parte dell'architetto Vincenzi di 2.250 euro. Sì. Questa qua non so. Poi per quanto riguarda invece il settore amministrativo, anche qua non ci sono, mi sembra, debiti fuori bilancio. L'unico discorso è quello degli scavi archeologici, che praticamente
praticamente mi sembra di capire che cioè, non si fosse durato dal punto di vista, è stato chiuso. Sì, è stato un anno, sinceramente. E poi, vabbè, è una questione di un'altra. Ah, dove c'è il discorso della stagione teatrale 2009-2010 al secondo punto dove c'è scritto si segnala comunque che praticamente era stata fatta una richiesta al Massimo Teatro di presentare una relazione, no? E qui c'è una relazione positiva sull'attività svolta nella stagione 2005-2010 al fine di verificare la corrispondenza tra quanto avuto in concessione e quanto si è dato in comune. E c'è scritto da tutt'oggi che non è pervenuta, mi sembra invece che sia stata consegnata da questo punto di vista, quindi cioè, si può correggere per un discorso di correttezza, insomma, nei confronti della situazione. Poi qui vedo pagamento di ferie non volute ma istituzionali del Comune di Murano. Per quanto riguarda invece la relazione della giunta, dove, no. E poi mi sembra di capire che quella diciamo, è la sommatoria di tutto l'altro malloppo che sta dietro. Quindi io sono andato un po' ad analizzarmi, a vedere un po' questi dati, no? Vabbè, 125.000 euro, avanti di amministrazione. La gestione globale, il risultato della gestione complessiva, vabbè, già si vede dal 2009 che c'è un leggero incremento, sto guardando il grafico, no? Poi dal 2010 al 2011 c'è un incremento esponenziale, quindi questo penso che sia positivo. Non è così invece per quanto riguarda la gestione dei residui che praticamente dal 2008 fino al 2010 sono diminuiti e poi sono un po' incrementati dal 2010-2011. Allora, mi sono segnato alcuni dati, vabbè, il risultato di competenza dal 2009 al 2011, che anche secondo me questo dato è un dato insomma, molto importante, è in fase esponenziale, in 2 anni. Ecco, poi qui ci sono una serie di dati riguardanti gli spostamenti, tipo il primo dato, il secondo dato dove ci sono le imposte. Si va ancora a sottolineare il discorso del allora, c'è 325.000 euro, 345,72 e questo è dato dai 43.000 euro di diminuzione di bici, mi sembra da 364.000 euro. Contributi radiali fiscalizzati e poi sotto si vanno a specificare i 393.229 del fondo sperimentale di riequilibrio che era quello era il dato che dicevo prima che ha permesso sostanzialmente l'evento del patto di stabilità oltre logicamente alle misure che avete fatto voi e questo mi sembra un dato molto importante. Altri dati, le contravvenzioni al codice della strada mi sembra sono diminuiti 7.000 euro, poi c'è anche qua capisco 16.000 euro proventi da servizi cimiteriali in meno e poi c'è un altro dato invece dove lo rimette in positivo, volevo chiedere un attimo di lucidazione. 72.500 euro per canone, locazione, terreni per antenne telefoniche, cioè qui c'è stato un incremento di questo